Ho appena finito Super Mario Odyssey per Nintendo Switch e ci vogliono circa 10 ore di gioco per completare in maniera basilare i 15 regni a disposizione. Poi c'è tutta la parte dell'esplorazione che è tutta un'altra storia. Mentre giocavo mi sono appuntato tre aspetti fondamentali che mi permettono di trasmettere a voi quello che lui ha trasmesso a me. Il primo è la varietà d'approccio. La novità di quest'anno è Cappy, il cappellino alleato di Mario che vi permette di fare delle cose in più. E vabbè, Cappy può servire per raccogliere le monete. E vabbè, Cappy può servire per uccidere i nemici. E vabbè, Cappy può servire per farvi da piattaforma per raggiungere delle cose, dei punti più lontani. Ma soprattutto quest'anno Cappy può servire per prendere il possesso dei nemici. E questa è una cosa favolosa perché aumenta appunto la varietà d'approccio. Significa che se voi avete un albero davanti con sopra una moneta, negli altri Mario, in tutti i Mario 3D, voi potete andare là, saltarci da qualsiasi direzione. Adesso, con Cappy, voi potete addirittura magari prendere il controllo di un dinosauro e buttar giù quell'albero e prendere la moneta, o prendere il controllo di uno di quegli esseri che allungano le gambe con il tasto B e arrivarci dall'alto. Questa cosa nel gioco fa la differenza, ma non è fondamentale, questa è la cosa importante. Non siete obbligati ad usare questo metodo per raggiungere quel vostro scopo. Ci sono diversi modi per fare le stesse cose, alcuni anche contestuali al momento storico in cui vi trovate là, se avete raccolto certe lune, se avete visto certi mondi, se ci arrivate per la prima o per la seconda volta. Insomma, una varietà incredibile che si traduce poi nel secondo punto importante di Super Mario Odyssey, ovvero il divertimento puro. Super Mario Odyssey non è mai mortificante, anzi l'ho trovato forse un po' troppo semplice, soprattutto nella sua prima esplorazione, nel primo giro. Funziona così: voi arrivate in un mondo, raccogliete le lune, uccidete il boss, le lune vi servono per spostare la vostra navicella al regno successivo. Però qual è la caratteristica interessante? È che quando uccidete il boss liberate quel regno e quindi i suoi abitanti e quindi le zone segrete e quindi tutti i rebus vengono fuori. Gli abitanti in particolar modo possono interagire con voi adesso in maniera differente. Prima magari erano intrappolati nel ghiaccio o avevano una musica troppo alta, non riuscivano a sentirvi, no? Cose di questo genere. Quindi voi siete sempre interessati ad andare là e vedere cosa succede. Le sorprese sono davvero dietro l'angolo, ma soprattutto sono divertenti. C'è un divertimento puro alla base di tutto, anche perché Nintendo ha reso gli spostamenti nelle parti più remote semplici, grazie magari a tanti stratagemmi, ad esempio i taxi che vi portano da una parte all'altra, le linee elettriche che vi portano da una parte all'altra, i funghi che vi fanno accelerare in una maniera impressionante, tutti i portali. Insomma, voi siete davvero, sì, facilitati da una struttura che è abbastanza semplice, diciamo proprio nella sua messa in pratica, ma al tempo stesso siete invogliati ad andare avanti perché i controlli sono talmente sensibili da fare in modo che se c'è un errore perché avete sbagliato voi lo percepite immediatamente. Quindi dai, ci riprovate una seconda volta. E il terzo aspetto fondamentale è la realizzazione tecnica. Super Mario Odyssey gira a 720p, su Switch 1080p quando è collegata alla dock a 60 frame per secondo. Non ci sono mai fenomeni di clipping, le animazioni sono sempre strafluide, soprattutto straparticolareggiate, l'integrazione con Cappy crea a volte degli effetti sorprendenti, le ambientazioni sono sorprendenti. Fate caso a questo filmato e guardate qual è la differenza tra un 30 frame al secondo e un 60 frame al secondo, soprattutto per quel che riguarda l'interazione dei vari poligoni e le animazioni dei singoli personaggi. Super Mario Odyssey da questo punto di vista è un piacere continuo, i mondi sono tutti diversi, tutti pieni di dettagli che alla fine vi sorprendete là ad andare a guardare nel mondo City. Un esempio davvero sono tutti quei cartelli, ma in linea di massima anche le nebbie, l'agitare i Joy-Con per muovere il cappellino e quindi liberare la vostra visuale. Insomma, dal punto di vista realizzativo è probabilmente il gioco per Switch più evoluto, quello che soddisfa assolutamente al day one.
E quindi dai, sì, in estrema sintesi, Super Mario Odyssey è esattamente l'avventura 3D di Mario che ci aspettavamo. Nintendo ha ripreso un po' il filo di Mario 64 per farvi capire il livello di esplorazione, la voglia di esplorazione che vi viene quando ci giocate, però l'ha resa semplicemente più semplice, ha messo insieme un sistema dall'approccio più immediato, e questo per attirare un po' le nuovissime generazioni, no? Quei bambini che per forza di cose, anche ragazzi, che per forza di cose non sono cresciuti con le console precedenti, che non hanno comprato una Wii U solo per giocare a Mario, che non hanno importato una Nintendo 64 ai tempi, quel tipo di ragazzi adesso trova un titolo che è perfetto per entrare, no? Nel mondo di Mario, e poi magari in un secondo momento riscoprire i vecchi titoli, magari giocare in multiplayer con il proprio papà, uno che comanda il cappellino, uno che comanda Mario, e scoprire anche mentre giocano tutti i livelli in 2D messi per richiamare i vecchi titoli, soprattutto i primissimi. Non vi dico nulla perché qui davvero ci sono davvero molte sorprese mentre andate a giocare. E a tutti gli altri utenti, in particolar modo ai quasi quarantenni come me, confermo che Super Mario Odyssey è ancora una volta una fonte di relax e di spensieratezza. Non è mai impegnativo, potete giocarlo la sera quei 20 minuti in cui avete un po' di tempo e divertirvi sempre e comunque. Non vi fa sentire dei quarantenni facoltosi che comprano il gioco per l'effetto nostalgia, lui è divertente adesso a fine 2017, e poi forse anche la scusa buona per convincere vostra moglie, no, a comprare una Nintendo Switch per Natale. Ad ogni modo, ci sono tanti altri dettagli sul gioco, sulla longevità, sul gameplay, sul multiplayer, che sono stati pubblicati nella recensione testuale scritta dal nostro Alessandro. È stata appena pubblicata su hdblog.it, trovate il link per raggiungerla qua sotto in descrizione, insieme al pulsantino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale.